La domanda di moneta è la quantità di moneta detenuta dagli individui e dalle imprese in forma liquida, cioè direttamente spendibile. A livello individuale le persone desiderano detenere moneta a scopo di transazione, cioè per svolgere gli acquisti quotidiani, a scopo precauzionale, cioè per essere in grado di far fronte a imprevisti o per effettuare un investimento che presenti un interesse vantaggioso. In entrambi i casi un peso determinante è assunto dal tasso di interesse. Il tasso di interesse rappresenta il costo opportunità di detenere moneta contante anziché farla fruttare con un investimento. Può essere quindi considerato il prezzo del denaro. Analogamente a quanto succede con la legge della domanda di beni e servizi, esiste una relazione inversamente proporzionale tra il tasso di interesse e la domanda di moneta. Più il tasso di interesse cresce, più gli individui sono attratti dagli investimenti e meno motivati a detenere moneta in forma liquida. Quindi la domanda di moneta diminuisce al crescere del tasso di interesse. Rappresentiamo quanto abbiamo detto in un grafico cartesiano, ponendo sull'asse delle ascisse la quantità di moneta domandata e sull'asse delle ordinate il tasso di interesse. Al tasso di interesse I1, la domanda di moneta sarà pari a M1. Se il tasso di interesse cresce da I1 a I2, la domanda di moneta diminuisce da M1 a M2. Da ciò possiamo dedurre che più è basso il tasso di interesse, maggiore sarà la domanda di moneta. Viceversa, più è alto il tasso di interesse, minore sarà la domanda di moneta. L'offerta di moneta è la quantità di moneta in circolazione in un paese in un dato momento ed è costituita dall'insieme del circolante e dei depositi di conto corrente bancario. L'offerta di moneta è influenzata dalle politiche della banca centrale di ogni paese. Nei paesi della zona euro, inclusa l'Italia, l'offerta di moneta è influenzata dalla Banca Centrale Europea, BCE. Prima dell'introduzione dell'euro in Italia, l'offerta di moneta era influenzata dalla Banca d'Italia. Graficamente l'offerta di moneta può essere rappresentata come una retta perfettamente verticale corrispondente a una certa quantità di moneta M asterisco. A livello di tasso I1 e I2, come possiamo vedere, l'offerta di moneta è sempre pari a M asterisco. Se andiamo a rappresentare le due curve sullo stesso grafico, possiamo notare che esse si intersecano nel punto E. In corrispondenza di questo punto, otteniamo il livello del tasso di interesse di equilibrio misurato dal segmento OI asterisco. È questo il livello di tasso di interesse nel quale la domanda e l'offerta di moneta si eguagliano, portando il sistema in equilibrio.